Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi avremo con noi il giudice Claudio Cortesi. Claudio Cortesi nasce il 7 luglio del 1953 a Melzo, in provincia di Milano, dove tuttora vive, e dopo la sua carriera brancofila nel 2008 diventa giudice di prove. E ci spiegherà lui quali sono, quali saranno e come sono strutturate. In particolar modo questa sera parleremo di caccia al beccaccino e di prove al beccaccino, in quanto lui ricopre la carica da ben due mandati di presidente del club del beccaccino. Quindi sarà sicuramente una serata molto interessante che sta per arrivare. I soliti 5 minuti per dar la possibilità a tutti di entrare e poi inizieremo con questa nuova video intervista. Abbiamo, come avete già visto dalla programmazione, un programma bello ampio questa settimana. Ricordo che domani avremo la video intervista della nostra new entry, il nuovo collaboratore Giorgio Battilana, che si occuperà di un'intervista con un esperto che parlerà di piccola selvaggina e quindi spero che siate in molti a seguire perché sarà una serata molto molto interessante, ne sono sicuro. Dopodiché avremo altri due appuntamenti di giovedì e venerdì con me. Quello di venerdì sicuramente sarà molto molto interessante in quanto è un attimo una fuoriuscita dal programma perché contatteremo una persona che è molto vicina a Paolo Ciceri, che è molto amato, il compianto Cavalier Ciceri, che è stato molto importante per la nostra razza. Quindi mi raccomando, giovedì avremo Maurizio Turci e venerdì avremo il figlio di Paolo Ciceri. Quindi mi raccomando, accorrete numerosi a questi eventi che con molta fatica siamo riusciti a organizzare questa settimana. Vedo che siete già in 24, ancora 2 minuti e arriverà il giudice Cortesi, quindi affrettatevi tutti quanti ad entrare per non perdervi neanche un minuto dell'intervista. Allora, inizio con i saluti. Buonasera Roberta Lotta, Diego Marrani, Vincenzo Epis, Piermarco Colonna, Giovanni Capone, Mimmo Abruzzese, Difesa Lombardia, che ci dice buonasera a tutti da Brescia, grazie per essere con noi questa sera. Giuseppe Sessa, Giampaolo Emidio Paoletti, Cristian Grosso, Stefano Branca, Romer Tazenberg, Renato Bernardini, che c'è sempre, uno dei nostri telespettatori più affezionati, Renato. Santolaro, buonasera. Irene Vitaliti, buonasera a tutti da Giorgio Tirotti, dice. Sergio Pozzali e Raffaele Bruzzese. Siamo arrivati a 31, quindi 60 secondi e iniziamo. Buonasera Stefano. Buonasera e benvenuto. Buonasera Massimo Scevi, buonasera Alberto Merli, buonasera Nicola Peretti. Allora, io direi che possiamo iniziare, il mio orologio segna le 21. Quindi do il benvenuto al giudice Claudio Cortesi. Benvenuto Claudio, buonasera. Grazie a voi, è stato un grande piacere, grazie, grazie. Ho visto hai Piacere. elencato una serie di amici che ringrazio e sono onorato. Alcuni li conosco, altri magari non ho il piacere di conoscerlo di persona e spero che questa serata possa servire per aumentare un po' di amicizie con i braccofili, che è sempre una bella cosa, ecco. Mi fa molto piacere, Grazie, sono Claudio. onorato di avere queste persone che sono qui. Perdono un'ora del loro tempo prezioso per ascoltare quello che dice il sottoscritto. E poi,
mi permetto di ringraziare Marco Russo, ragazzo giovanissimo, che veramente Grazie. ha avuto un'idea notevole. Altri ci hanno provato, ha messo in piedi una cosa veramente interessante, è stato anche coraggioso. Perché queste cose qua bisogna avere anche un po' di coraggio, poi nelle sedi più opportune, siccome siamo un po' tutti dei bastardoni noi, andiamo a pescare il pelo nell'uovo, la spalla non è così, la nota non è quella là, ecco. Invece tu hai il coraggio, hai messo insieme persone di rilievo importanti, e questo è veramente un bellissimo contributo culturale, cinofilo culturale, zootecnico a tutti gli associati, ecco, sia gli esperti, ma anche quelli che magari si avvicinano alla razza. Ci auguriamo appunto ai futuri associati. Claudio, io sì. Ti ringrazio per l'invito, per la disponibilità che ci hai dato questa sera. E inizio subito col chiederti qual è la tua storia, come ti sei avvicinato al bracco italiano. Ecco, tu hai citato la mia data di nascita, se ero una donna mi offendevo, sono un uomo non mi offendo, non sono più giovanissimo, non sono ancora una carialite, ma non sono più 90, penso di essere, si parte dalla fine degli anni 70, perciò penso di essere anche ormai purtroppo uno dei soci sabbi più antichi, più vetusti che ci sono. La mia storia è un po' particolare, ci perdo 2 minuti perché penso che sia importante raccontarla. Cortesi, malgrado la famiglia Cortesi, la mia, provenga dalla Valtrompia e proprio da Gardone, perciò la terra delle armi, e ricordo che c'è un Cortesi che abita però nelle Marche, mi sembra famoso costruttore di armi raffinate, nella mia famiglia non c'è mai stato un cacciatore, almeno mio padre, i miei nonni, nessuno. Perciò il detto cacciatori si nasce fa parte del mio DNA, perché io, pur non avendo lo zio che va a caccia, il nonno che ha i cani da caccia, eccetera, io da sempre, andando anche a pesca, tutte queste cose, ho sempre desiderato andare a caccia. Mio padre, uomo meraviglioso come tutti i nostri padri, era mosso da un amore per gli animali che non hanno nulla a che vedere con gli anticaccia di adesso, che evito ogni commento. Lui proprio gli dava fastidio che qualcuno per divertimento ammazzasse degli animali, perciò lui letteralmente non voleva che io prendessi la licenza di caccia quando si va di 16-17 anni. Apro una parentesi, non avevo ancora 17-18 anni, mi comprò, io avevo avuto una gran passione per la motocicletta, che è stata la mia passione prima dei cani, non avevo ancora 18 anni, mi fu regalata una motocicletta, parlo dei primi anni 70, una moto che faceva i 200 all'ora, era come adesso fare quelle che fanno i 280, 290, quelle che sfrecciano sull'autostrada. Mi venne comprata senza nessun problema, perciò non era il padre che impediva oppure non voleva, ecco, era proprio la caccia, non gli andava a genio, diciamo. Ecco, io ricordo questa motocicletta, per un po' di anni ho avuto questa passione sfegatata per questi mezzi, ho toccato anche un po' la pista, ho fatto qualche esperienza anche in pista, eccetera, poi l'ho abbandonata completamente e mi ha lasciato un ricordo di qualche gibollo che ho sulle ginocchia. È stata una passione sfegatata. Poi ho interrotto e ho fatto altro, diciamo, ecco. Però la passione della caccia l'ho sempre avuta, perché avevo amici che ci andavano e io ero incuriosito, ero interessato. Poi, purtroppo, mio papà è morto giovane e mi ha lasciato un grande vuoto. Però, frequentando amici cacciatori, tra cui uno che vedo tuttora, che è un famoso, un appassionato del clan del Beccacino, lui aveva già un cane, un setter, era un cacciatore di famiglia, mi sono avvicinato alla caccia e, conoscendo questa persona ed altri, ho fatto la licenza e mi sono messo ad andare a caccia. Ho fatto facevo l'università, ma ero in procinto di dover fare il servizio militare, perciò non fatta la licenza ho detto adesso mi prendo un cane, no? Perciò volevo prima impostare il servizio militare, perché non volevo prendere un cucciolino che poi magari dovevo stare un anno in caserma. E allora però mi ero interessato, mi ero mosso e
prima cosa mi sono comprato i libri classici, no? I nostri libri storici, primo ovviamente come tutti, Felice Delfino, Addestramento del cane da ferma, che ho letto 2000 volte, ogni tanto lo tiro fuori ancora, 40 anni di addestramento, eccetera, eccetera, eccetera. E guardavo, prima pensavo al Setter, inglese, poi penso al non si chiamava Kurza, si chiamava Bracco tedesco allora, il Kurza non esisteva. Mi senti bene? Andiamo bene? Sì. E allora, poi sono andato militare, mi ricordo, ero a Casale Monferrato a fare il CAR, una domenica che non potevo andare a casa, sono uscito in libera uscita la domenica pomeriggio, e nella piazza di Casale, nella bellissima piazza di Casale, colpo di fortuna, c'era una mostra canina, e mi avvicino al ring dei cani da caccia, e ho visto colpo di scena chi giudicava il commendator Paolino Ciceri, il mio idolo, già allora dai libri era il mio idolo, no? Allora mi sono avvicinato con molta attenzione e ho visto i brachitai, forse per la prima volta ho visto questi cagnoni dagli occhi buoni, dal vivo, dal vero, forse per la prima volta, e lì mi sono innamorato e lì ho deciso che il mio cane sarebbe stato un bracco italiano. Poi, mentre esaurivo il periodo militare, io avevo un parente, adesso è morto anche lui, poverino, che era un giudice dell'Enci, che lui si è avvicinato a Ciceri, insomma mi trovò una cucciolina che poco prima che finissi l'esercizio il militare mi venne portata a casa, una bellissima cagnolina che è stato il mio primo bracco italiano. E lì ho cominciato, cagna avidissima, velocissima, fine esagerata, io ho avuto tutti i bracchi italiani che andavano, non ho mai visto un bracco italiano. Ecco, che andava, poverina ha patito un po' la mia inesperienza di neocacciatore, sia dello sparare che del capire. Perciò, però poveretta, ha vissuto a lungo, ha fatto una buona vita, selvatici glieli ho fatti vedere, ho fatto anche una cucciolata e l'ho portata per la prima volta anch'esso sui beccacini, che allora, si parla della fine degli anni 70, allora erano abbastanza frequenti anche delle vicinanze del mio paese, che è a pochi chilometri da Milano, però sappiamo che il milanese, ancorché criticato, è una zona di risaie, eccetera. E quella è stata la mia, e da lì sono partito con i bracchi italiani. Altra mia caratteristica molto peculiare, io nella mia vita, fine anni 70, adesso, perciò almeno 40 anni, io ho avuto solo bracchi italiani, non perché le altre razze non le rispetti, però io sono, mi considero un monorazza, non ne ho avuti tanti, perché io il cane lo tengo, i miei cani girano per casa, per intenderci, non avrò avuto nella mia vita 15-16 bracchi italiani, non di più, perché ne ho uno, due, adesso ne ho tre, ma sono già tanti, stanno sui divani, eccetera, ecco, perciò non mi sono riempito il canile di cani e ho avuto sempre solo bracchi italiani e dei quali tuttora sono innamorato e penso che sono cani ai quali ho venduto l'anima e penso che finché andrò a caccia, finché vivrò, a casa mia un bracco italiano ci sarà. Ecco, mi fermo. Claudio, tu nel 2008 decidi di intraprendere il percorso da giudice, quindi di diventare un giudice esperto, un giudice di prove di lavoro per cani da ferma. Come nasce questa scelta? Perché hai deciso di intraprendere questo percorso? Ottima domanda, adesso entriamo nel vivo. Ottima domanda, perché io sono sempre stato... Allora, io non ho mai allevato, prima, non ho mai allevato. Non ho fatto molto giudice, conduttore di cani in prova, qualche prova, però non ho preferito sempre andare a caccia, ecco, tanta caccia povera, io la chiamo la caccia povera, nel senso in terreno libero, a sparare al fagiano che trovavo, piuttosto che al rallide, vi parlo dei primi anni, dei primi 10 anni, eccetera, e i beccacini bene o male li ho sempre cacciati. Poi a un certo punto ho pensato che dovevo avere qualcosa di più da un punto di vista di cultura cinofila, visto che
le prove non le facevo, ne facevo appunto in modo limitato, non sono mai stato allevatore, ho avuto un intervallo di tempo con cani dati in mano a un dresseur, hanno fatto dei risultati presso il dresseur erano Luigino e Tullio Bottani, che hanno avuto uno spazio enorme nella mia carriera di cinofilo. Non vado oltre perché potremmo parlare di Luigino Bottani, potrei parlarne 2 ore, ma non è il caso. Però sicuramente mi ha dato, insieme ad altri che citerò dopo, un'importanza enorme nella mia crescita. Poi mi sono detto, non posso andare avanti tutta la vita al fagiano, piuttosto che devo fare qualcosa, visto che alla cinofilia venatoria ho dedicato una bella fetta della mia vita, fare qualcosa che restasse. Cosa poteva essere se non intraprendere la carriera di giudice? Così, piano piano, in sordina, mi sono messo a studiare, a fare gli esami e a fare gli esami. Partendo dicendo voglio giudicare i bracchi italiani che è la mia razza, però poi alla fin fine, come giusto che sia, faccio un po' di tutto, ecco, gli esteri, gli inglesi, perché tutti gli io ho fatto il bracco italiano, ma sono innamorato di tutti i cani, perciò qualsiasi cane mi viene chiesto di esaminare, io sono orgoglioso e ecco perciò cos'è nato. Era una crescita, un accrescimento culturale della mia competenza cinofila, ecco. Questo Giulio, perché cosa ricerchi? Cosa ricerchi nel bracco italiano e cosa apprezzi nella razza al lavoro? e allora sotto certi punti di vista il bracco italiano forse il cane, tanto siamo tutti braccofili, mi butto, però probabilmente è il più gran cane che c'è, se è buono e ha tutte le, è il più gran cane che c'è. Anche se io amo tutte le altre razze, poi parleremo parlando di beccacini, di altri cani che vanno per la maggiore. Per il più grande che c'è, primo perché primo per l'indole, secondo per gli atteggiamenti, terzo per, non dico umanità, perché adesso è meglio un cane, tante volte è meglio il cane dell'uomo. Perché dire umanità non vorrei offendere il cane di fronte a certi uomini. Però è un cane col quale ci parli, no? Lo diceva Paolo Ciceri, no? L'è un nom, diceva, no? Ed è vero, sono parole sante. Perciò, e poi la sua duttilità, la sua genericità, pur nella specializzazione, genericità, perché è un cane che sa fare tutto, affronta tutte affronta tutte le specialità venatorie. Con atteggiamenti che riscontriamo anche in altre razze, per l'amor di Dio, ecco, io non voglio fargli un monumento, riscontriamo anche in altre razze, però nel bracco italiano sono evidentissime, cioè il rapporto col cacciatore, l'uso del vento, come fare il terreno, come guarda, come è il rapporto, ripeto, l'intelligenza venatoria del cane, il collegamento, l'intesa. E poi le doti proprio strettamente venatorie, perciò la ferma, eccetera. È un cane perfetto. Questo è prodromico alla domanda che mi farai delle prove, e io ti andrò a dire in ogni tipo di prova, in ogni nota, andremo a Così, constatare che il bracco quali sono le italiano. prove? Quali sono le prove che sei abilitato a giudicare? Sì. E quali sono poi le diverse note del concorso in base ai. Io giudico tutto tranne, giudico tutte le prove di caccia e le prove, diciamo, le prove classiche dei continentali. Ecco, Sì. perciò, ovviamente, perciò praticamente vedo tutti i cani, faccio le attitudinali, faccio le classiche, faccio la selvaggina naturale, faccio la caccia starne e faccio le 3 prove specialistiche, montagna, beccacino e caccia. Ecco. Se vogliamo parlare di esaminiamo il bracco italiano, come si atteggia, come si comporta nelle varie note. Partiamo da quella che è considerata la più nobile, la caccia starne. La caccia starne, qui potremmo aprire una parentesi. Lenci sta facendo degli sforzi immani, ma anche validi, per introdurre
la Starna in Italia, la Starna come si deve. Ci sono delle palestre già pronte, certe in approntamento, che potrebbero diventare fra qualche anno delle palestre ideali per cacciare questo selvatico. Non dimentichiamo che una volta tu non eri nato, io ero un ragazzino, la caccia col cane da ferma si faceva sulla Starna. Starna, quaglia e la selvaggina specialistica. Il fagiano a Milano dicono legura e fasan, ruine di can. Tu sei pugliese, però hai capito lo stesso. I fagiani sono la rovina del cane. Del cane, bravo. Detto qua, adesso sembra un'eresia, una bestemmia, no? Eccetera. Perché adesso si cacciava con gli Springer, una volta con gli Springer, oppure alla battuta, il drive, eccetera. Adesso il fagiano è tanta roba, è grasso che corre, intendiamoci. Però una volta era così. Perciò le Starne erano, e tuttora sono la caccia principe, perché sono quella che mette in mostra, esprime il massimo della qualità del cane, no? Nessun'altra razza, Beccaccino si avvicina, nessun altro selvatico tira fuori tutto il bello, fino a questo livello tira fuori il bello che c'è in un cane da ferma di qualità. Ecco, la Starna proprio è la sua palestra, perché chiaro, deve essere una Starna valida, come ci sono in giro all'estero, eccetera. Ecco, perciò la Starna sicuramente, visto la capacità, visto il bellissimo andatura che ha il braco italiano, il bellissimo portamento di testa, la capacità naturale di stare sul vento, l'attitudine alla filata fondamentale, no? La bella ferma statuaria e il collegamento col cacciatore, il braco italiano non dico l'ideale, però è un cane che va benissimo. È un cane che va benissimo per affrontare la Starna. Le quaglie qui bisognerebbe parlarne a lungo, ma degli attitudinali non parlo, perché è una prova, è un po' un cantiere aperto. Ecco, ci sono tante problematiche sull'attitudinale, secondo me è alla ricerca di una sua identità che ha perso l'attitudinale. La classica, so che a molti non piacciono, dicono i bracchi italiani non sono portati per fare questa prova. Io non sono d'accordo, perché è una prova importante dove metti in mostra doti del cane continentale, non solo, che non vedi in modo così palese in altre prove, cioè lo stile, il collegamento, l'apprendimento, l'educazione. Ecco, sono tutte cose doti trasmissibili. Perciò, ecco, anche se poi la quaglia è una bestiolotta messa giù al momento che puzza di mangime, scordiamoci un attimo di questa cosa. Però è una prova che, secondo me, tutte le prove servono, la prova a quaglie, secondo me, anche per il braco italiano, che è un cane che nasce sulle quaglie, se vogliamo, è una prova che ha un suo valore. Lasciamo per ultime le prove specialistiche e la selvaggina naturale. Selvaggina naturale, in teoria, allora, con selvaggina buona e in luoghi buoni, per me forse è la prova più completa che c'è. È la prova più completa che c'è, perché il fagiano, ma anche la Starna, perché la Starna può essere anche giudicata con la nota della selvaggina, tutto se mi spiego. La prova selvaggina naturale è l'apoteosi del cane da ferma, del cane del cacciatore, che deve dimostrare le doti venatorie, di impiego, di venaticità, però nel permesso perfetto crisma dello standard di lavoro della razza e nel rispetto della nota del concorso. E la prova selvaggina, il bello è perché è molto impegnativa per il giudice, secondo me, perché ogni passaggio c'è una sfumatura diversa, mentre la prova Starne, secondo me, è più lineare, più standardizzata, guardi lo stile, guardi gli atteggiamenti, la presa nel vento. La prova selvaggina naturale, ogni istante del turno può succedere qualcosa, e perciò vedi ancora di più, secondo me,
non voglio pretendere che tutti siano d'accordo con me. Devi pretendere, vedi ancora di più quello che è il ragionamento mentale del cane, perché bisogna vederlo. Uno non so chi era, forse il mio amico Ambrogio Fossati ha detto: bisogna vedere il cane che ragiona, l'intelligenza del cane, l'espressione, e lo vediamo. Il braco italiano, poi lo vedi il cane che ragiona, no? Stesso sta pensando questo, ha in mente questo. Il giudice, io non ho niente da invidiare agli altri giudici, perché sono tutti più bravi di me. Però il giudice queste cose le deve fare. E nella selvaggina naturale apro una parentesi, che poi ne parliamo dopo, magari mi introdurre quelli che sono i grandi, grandi cinofili del passato, degli scritti nei libri che io, come tutti, ho straletto. Giacomo Griziotti, uno dei padri storici del Bracco italiano, e non solo, dice una frase che mi è sempre rimasta in mente a me. Nel suo bellissimo libro Cani, caccia, prove, dice: arrivo a dire che bisognerebbe giudicare il cane non per quello che dà, ma quello che si intuisce possa dare. Ma io qua non dico, mi fermo. Adesso tu vai a casa, vai a letto, vai a mangiarti una pizza e pensa a questa. Magari l'hai letta anche te, sta frase, non è che l'ho letta solo io. Però secondo me qui si apre un mondo. Qui si apre un mondo. E questa è una frase geniale, secondo me, non applicabile sistematicamente, perché allora lì uno poteva dare, tu devi, il cane poi gli dai la qualifica per quello che ha fatto, non per quello che farebbe, no? Però proviamo ad andare oltre, facciamo questo sforzo. Ecco, e a Forse selvaggina dà anche un pizzico di soggettività al giudizio, questo assolutamente, riacquisto. grande giudicità. Allora, tu c'hai la nota del concorso, selvaggina, manca a stare, intendiamoci. Tu devi impararti a memoria il come si chiama lì, il regolamento, la nota del concorso. Devi fare questo, questo, questo e questo. Eccetera. Poi lo prendi, l'hai imparato a memoria, poi la prendi, te la metti in tasca, non la trovi più. E poi ci metti del tuo, è chiaro che ci metti del tuo. Chiaro, devi stare, non devi. E qui viene fuori la capacità di essere andato a caccia, che non è necessario essere andato a Cotorni nel Kirghizistan. Magari basta lì andare a Quaglia, al tuo paese. Non è necessario di aver girato il mondo, secondo me. Io qualcosa ho fatto, la Croazia, la Polonia, ho imparato un po' dappertutto. Magari non è necessario aver fatto migliaia di chilometri, ecco. L'importante è essere andato a caccia come si deve. Però ricordiamoci questa frase qua, io da anni ce l'ho qui che mi gira per la testa. La immagazzina, poi vabbè, poi facciamo altro, perché non si può dare una qualifica su quello che un cane potrebbe dare. Però per me è una frase bellissima. Questo signore era un genio. Io la trovo molto interessante, molto bella, forse Bella. anche nel Secondo mondo me è delle un bellissimo esposizioni. libro. Adesso questi libri si fa un po' fatica a trovarli, eh? Si fa un po' fatica a trovarli, però girano, no? Cani cacciaprove come altri, e c'è questa frase geniale, secondo me. No, dicevo, forse anche nel mondo delle esposizioni è applicabile, magari durante il giudizio di No? un cane giovane, su cui a volte si può dire poco. Intuire Sì. quello che potrà diventare morfologicamente può essere meglio di quello che si vede in questo momento. Può essere anche meglio. Claudio, senti, Dimmi. io volevo entrare un attimo nel tuo mondo. Ci devi fare un bel discorso in quanto club del Sì, Beccaccino sulle splendido. specialistiche, Stiamo in andando troppo particolare sulle veloci. Stiamo specialistiche a andando troppo Beccaccino. veloci. No. Allora, no, sì, ma continuo. Cacce Ah, ok. specialistiche. A volo d'uccello sono gli altri due che conosco di meno. Montagna, Ok. fantastica, bellissima, no? Montagna, sono due le situazioni, il gallo del bosco e nel rododendro, e le rosse, no, le rosse, scusa, le bianche e i cotorni più in alto, qualche centinaio di metri più su, in terreni più puliti. E anche lì due atteggiamenti diversi, direi, perché il gallo lo reputo un bel fagiano. Probabilmente le pernici ci avvicinano più a quello che è la starna, ecco. E anche in queste bellissime prove che ho giudicato per parecchi, adesso non le giudico più, che ho giudicato parecchi anni,
sia continentali che inglesi, che ho giudicato. Credo che il branco italiano abbia sempre per i medesimi motivi il motivo di esprimersi del migliore dei modi, specialmente sul Gallo Forcello, direi. Ho un caro amico che abita in Val d'Aosta, caccia coi branchi italiani, sia gli forcelli che le bianche, e mi sembra che si trovi benissimo, ottenga degli ottimi risultati. Non gli è mai venuto in mente di passare dal branco italiano al non so che, perciò vuol dire che questa razza funziona anche lì. È una caccia specialistica nel vero senso della parola, non è per tutti, però sicuramente è un caposaldo, diciamo, nella carriera di un cane, e tutti dovrebbero provare, perché non è esclusiva. Anche un cane che non ha mai visto, io ho provato di portare i miei cani da caccia in Val d'Aosta col mio amico, non a caccia, magari in addestramento, e mi hanno fermato i fagiani, me li hanno fermati bene a tiro, che se avevo il fucile li accoppavo, ecco. Però non è una roba, non stiamo parlando di bestie preistoriche, capito? La beccaccia, confesso che forse è la prova, il selvatico che conosco meno. Mi chiamano ogni tanto, mica tanti, qualcuna ne faccio tutti gli anni sulle montagne di Como, verso la Svizzera, che ci sono delle bellissime montagne. Beccacce sempre sul Bergamasco, sul Bresciano, beccacce sempre poche, quando provate a non trovare niente, trovarne una, ecco, sempre poche. È una caccia che mi appassiona, è una caccia, parlo delle prove, è Sì, una sì, sì. prova che mi appassiona, è una prova che mi interessa, mi emoziona, non la vedo legatissima alla caccia cacciata, ecco, a differenza di altre, la vedo. Non lo so, forse la prova beccace è più, il beccace è la prova, la vedo più patrimonio del cacciatore come si deve, ovviamente, non lo sparatore che spara all'entrata. Ecco, più patrimonio del cacciatore, ecco, però forse, e questo lo ammetto, anche se le giudico, forse non l'ho capita, non l'ho maturata fino in fondo. Ecco, mi piace tutto quanto, però forse non l'ho digerita fino in fondo. Forse mi manca qualcosa dal punto di vista culturale del rapporto col cane con la beccaccia. A caccia, io abitando vicino a Milano, tu capisci che beccacce non è che ne veda molte, anche se lungo l'Adda passano. Ecco, poi c'è Claudio, faccio. scusa se ti interrompo, è arrivato un commento da parte del giudice Manfroni Quello, che ti grande, scrive: grande non Giuseppe. dimenticare la Sardegna per i terreni e la selvaggina. È vero. Allora, ci ascolta Manfroni? Sì. Allora, proprio oggi ho fatto una bella chiacchierata con Andrea Piras, che lui conosce benissimo, che è un po' un allievo del povero Cabras, che non c'è più, che è un addestratore, proprietario di Urda. ottimi pointer. Di pointer in D'accordo. Sardegna. Mi ha chiamato oggi perché siamo qui che impazziamo per fare le prove in Sardegna i primi di gennaio, e non so come andrà. Oggi ho chiamato Lenci, speriamo, ecco, di riuscire a fare le prove a Beccacini. Ovviamente i Beccacini ci sono, i terreni sono bellissimi, ecco. Perciò di all'amico Colombo, che è uno dei Mi miei sta maestri, ascoltando. ecco, uno dei miei maestri in un certo senso. Che faremo il possibile per andare. Lui ha parlato della Sardegna, presumo che parlasse che anche di una bellissima prova di cui non ho parlato, che è quella sulle pernici sarde, che si fa all'interno del territorio, sulle pernici sarde, che sono prove bellissime anche queste. Perciò la Sardegna era ed è, resta un territorio di una validità assoluta. I sardi sono bravi, sono ospitali, con noi c'è un rapporto consolidato nel tempo. Colombo Manfroni è uno di coloro che 30 anni fa, sa più di 30 anni fa, ha portato il club del Beccacino a fare le prove in Sardegna.
30 anni fa che io andavo a caccia di gallinelle lungo i fossi, per modo di dire, ma non era molto distante, lui ha preso un manipolo di persone e sono andati in Sardegna così alla cieca. Hanno trovato gli ambienti, le persone, eccetera. I sardi sono bravissimi, però sono un po' ritrosi, no? Insomma. Eppure hanno creato questo rapporto bellissimo, tanto bello che tuttora, si parla di metà degli anni Ottanta, tanto bello che tuttora, proprio in Sardegna, si fanno è uno dei fiori dell'occhiello del Crato del Beccacino. Perciò bisogna ringraziare altri, qualcuno non c'è più, ma dobbiamo ringraziare l'amico Colombo Manfroni, che è stato anche un importante presidente del Crato del Beccacino prima di me. Ok, Claudio, non lo so se ci volevi parlare delle prove specialistiche Beccaccino, Ecco, eravamo arrivati al visto che la sua Beccacino, madre. infatti ha detto sono tre le prove specialistiche, Beccaccia, Montagna, siamo al Beccacino. Io dico che le prove al Beccacino è la più specialistica tra le prove specialistiche, perché secondo me, la Beccaccia, insomma, ci si può, adesso però troverò i soloni della Beccaccia che mi diranno ma cosa dice questo qua. Se però secondo me un cane che non è proprio specialistico, a Beccacce e in montagna fa la sua sporca figura. Per sporca figura intendo che può fare il qualifica, un eccellente, un molto buono e anche un eccellente. Il Beccaccino mi dispiace, ma se non ci sei, non ci sei, credo. E per quello è veramente specialistica. È veramente una prova un po' a sé. Ecco, dicono tutti i cani fermano. I cani da Beccacini fermano tutte le razze, le starne, eccetera, ma un cane da starne bravissimo, con ogni probabilità non ferma i Beccacini. Prima di me ha parlato l'amico Fossati, che è un esperto specialmente in materia di caccia, ma anche di prove del Beccacino, e già lui ha fatto una bella intervista e ha dato un importante contributo a quanto detto. Cioè io dico che è una prova specialistica non per tutti, non perché voglio fare lo sborone, tanto per usare un termine romagnolo, ma perché è così. Non voglio dire che è diverso, che sono meglio degli altri, però è un cane che nasce con certe predisposizioni mentali. Genetica? Ecco, io mi fermo qua, non voglio affrontare questo argomento perché è dibattuto, dice che è una cosa, il cane beccacinista. C'è il cane che in 30 anni, bravissimo, in 30 anni magari, in 10 anni non ferma un beccacino. C'è il cane che ferma i beccacini e poi c'è il cane beccacinista. Io i miei cani da caccia, io sono una persona modesta, dico che sono cani che fermano i beccacini, ecco. Benino magari sono i beccacini. Poi ci sono i beccacini, i beccacinisti. I beccacinisti, alcuni dicono che sia un tramandarsi geneticamente, altri forse no, in questa fase non dico il mio punto di vista, che non ha nessuna importanza, però effettivamente il Beccacino ha qualcosa di diverso e cerchiamo di andare a spiegarlo, perché se no ho parlato per niente. Allora, dopo parliamo della nota. Dunque, allora, facciamo questo, facciamo un gioco. Il cane da starne, il cane da starne in Serbia, fa il turno, trova le starne, in coppia in primavera, in branchi in autunno, cosa troverà? La lepre può trovare, la quaglia no, perché sono periodi che le quaglie non ci sono più. Quando sono andato io non ho mai visto un fagiano, mi sentivo magari cantare il maschio sulla collina. Perciò praticamente un cane va a starne. Se non trovo la lepre, che è solo un problema di correttezza, trovo le starne. Adesso voi prendi un foglio di carta e scrivi in risaia, no, di risaia, metti giù tutti gli animali che il cane in risaia, eh? Poi parliamo anche degli altri ambienti che sono stati abbandonati. Tutto ciò che può trovare un cane in una risaia che lo può disturbare. Ecco, non tirare il foglio, te lo dico io.
poi lo fai te, fai il compito a casa. Do la domanda, vediamo cosa ci rispondono. No, ma non sto dicendo niente di strano, credimi, quelli che ci ascoltano ne sanno queste, non sto inventando niente. Allora, trovi i tre scolopacidi, Beccaccino, Frullino e Croccolone. Puoi trovare anche la beccaccia, non è una cosa così. Le beccacce degli stocchi di Rano Turco non sono cose così rare, perché al mattino trovo andare a bagnare, bagnato. Poi trovi i fasianidi, i fagiani, la quaglia, la lepre, i roditori, la quaglia, la lepre, il fagia, la lepre, il coniglio, la mini lepre, tutte le anatre, non stiamo a nominarle, però potre, le anatre le trovi, i rallidi, sono 5-6, i trampolieri, i libis, la cicogna, che adesso è così, come si chiama lì, l'airone, la nitticora, la gazzetta. I caratriformi, lì come si il piviere, il combattente, ecco, tutti questi animali. Di tutti questi animali che ho elencato, il cane da Beccaccini, al cane deve interessare uno. Quanti ne avrò nominato? Se nominiamo tutti i rallidi, tutti gli anatidi e tutti i palmipedi, scusa, gli aironi, lì, quella roba lì. Vengono fuori come minimo 30. In mezzo a questa gincana di bestie, il cane da Beccaccini deve andare a cercare il Beccaccino. Tutti gli altri non contano niente. Il frullino non ha nessun valore, parlo delle prove. In Francia viene assegnato il punto sul frullino. Per me non è giusto perché il Beccaccino e il frullino c'entrano come io c'entro con Belén Rodriguez, ecco, perciò, però va bene, a caccia va bene, serve il cane giovane, eccetera. Ecco, perciò solo il Beccaccino, perciò pensa a te che mentalità, che uso del naso e del cervello deve avere sto cane, che fa proprio lo slalom, come fosse lo sciatore tra i paletti, per andare, pam, e va a impiantare un Beccaccino. E prima magari ha trovato la nitticora, poi ha trovato una lepre che gli è andata via, poi ha trovato un'anatra, poi ha trovato, ecco, non so se mi sono spiegato. E questo tutto si traduce in un termine che piace molto ai beccaccinisti, ma non solo, che è il famoso discernimento. Discernimento, grammaticalmente parlando, lessicalmente parlando, è quello che sto dicendo, il saper distinguere, scindere in tutti questi macelli l'emanazione del beccaccino. Un problema di naso e anche un problema di testa. E vedi il cane che ragiona, che evita, che isola. E questo è il primo grosso problema. Cioè, chiaramente, perciò non deve fermarsi. È chiaro che non è che va a fermare le nitticore, però non so, una emanazione spuria, magari il cane si ferma, fa andare la coda, sta lì col naso in terra, eccetera. È giusto al limite sulle passate dei beccaccini, allora si invola il beccaccino lungo, no? Poi il cane arriva lì. È giusto che mi venga qualche dubbio, no? Perché se va via dritto come un cretino non va bene, no? Invece se si ferma un attimo, mette giù anche un po' il naso, per l'amor di Dio, eccetera, in fretta, fa il ragionamento mentale in fretta, e via, e va via, quello è importante, capito? Un'altra persona più importante di me diceva, c'è il cane da Beccaccini, non ferma le pasture dei Beccaccini, non ferma neanche i Beccaccini. Chiaro, non deve stare lì mezz'ora, capito? Ecco, perciò abbiamo detto la discriminante, il discernimento, che è l'intelligenza venatoria, quel concetto che raramente viene citato nelle relazioni dei giudici, però è alla base un po' di tutto. Perciò, primo il discernimento. Il secondo è la particolarità della nota. La leggo, La leggo un attimo, Articolo 46, articolo 46, quindi valido. Allora, i turni, la prestazione. Leggo il primo comma. Il cane, attenzione, l'avevi letta anche te, per l'amor di Dio, non sto inventando niente. Il cane sarà libero di svolgere la cerca con la massima autonomia, nel modo che esso riterrà più opportuno, purché esso risulti sempre efficace e redditizio. E non venga trascurato alcun beccaccino stazionante sul terreno assegnato. Allora, voglio dire,
bandita la prova, la cerca geometrica, banditi tutte queste cose. Il cane è libero di fare la cerca autonoma. Ma perché? Ma per cani ha nella testa dove può essere il beccacino. Ci sono cani, specialmente negli inglesi, che hanno un po' più di gamba dei continentali, e mi sembra normale, sono capaci, non bisogna mai esagerare, né? Però ti saltano magari una o due risaie, no? Fanno, mentre li molli, fa la risaia, poi saltano la montagnetta, vanno all'altra risaia, poi alla fine magari fermano, perché loro sanno, non è sempre così bello, eh? Tante volte sbagliano i cani, però ecco, hanno questi atteggiamenti, perciò la cerca libera, perché hanno nel naso e anche nel cervello l'idea di dove possa stazionare il selvatico. Chiaramente è una prova che va tutta a loro rischio e pericolo, perché ci potrebbe essere il famoso sorpasso, il famoso trascuro, perché magari prende, va, perché sa che là in fondo c'è un bel generalmente sono gli angoli dove gira il trattore, quando gira il trattore fa un po' e si fanno un po' di solchi, no? E l'acqua staziona, dove staziona l'acqua ci sia anche la pastura. Ecco, poi perciò va là, però magari non tutti i beccacini sono lì, capita mille volte che ne trovi uno nella risaia pulita, e magari poi passa la giuria e lo alza coi piedi, capito? Allora in teoria da regolamento questo cane ha sorpassato o ha trascurato, perciò quello che succederà lo deciderà il giudice al momento, ecco. Però tu hai detto queste due cose, priorità di selvaggina e metodo di cerca un po' che rendono il cane da beccaccini abbastanza unico nel suo genere. Io non voglio neanche enfatizzare troppo, non è che per l'amor di Dio, però voglio dire con certe caratteristiche che non sono di tutti, ecco. Ok. Io, allora, la nota, stai cambiando. Vado con la prossima domanda. Allora, un attimino solo. Questo è un argomento. Allora, per me il regolamento dell'ENCI è ben fatto, non passo di questo. In generale, io sono uno abbastanza un tifoso, voglio dire, è fatto bene il regolamento dell'ENCI, perché è sintetico, è fotografico e lascia spazio al giudice, come dicevo prima, di dire la sua. Basta che non dice delle puttanate, però la legge è libera di dire la sua. Il regolamento del beccacino, secondo me, non lo so, voglio dire, quello che ho letto adesso, libero di svolgere la cerca con la massima autonomia. Le risaie di 30 anni fa, a parte che una volta c'erano anche le marcite, c'erano anche le paludi, i prati bagnati, le risaie di 30 anni fa erano molto più piccole e poi non erano tirate dal laser. Adesso le risaie in larghe valve sono tirate dal laser, sono campi grandi come mezzo campo di pallone. Perciò non è più vero che non sempre c'è l'angolino che gira il trattore, che c'è là, qui e là, no, eccetera. Perciò le risaie di adesso, una cerca, attenzione, una cerca un attimino più, non dico geometrica, non dico da quaglie, non dico, però un attimino che faccia un pochettino più di percorso, senza, come dire, il regolamento, libero di svolgere la massima autonomia, tagliare, saltare dei posti e andare altrove. Un attimo di cerca incrociata, vogliamo parlare di cerca incrociata, teniamo conto che i cani da beccacini a turno corrono a singolo, e anche gli inglesi, probabilmente ci vorrebbe. Però può darsi che questo regolamento non sia forse più completamente al passo coi tempi. Ecco, abbia magari bisogno, voglio dire, il giudice che arriva, che vede che il cane che accenna, non che fa le quaglie compatte che ti passa vicino alle suole delle scarpe, ma che faccia un attimino di cerca un po' geometrica, non deve metterlo fuori, ecco, anche se lo standard deve, ecco, dire, bisogna vedere un po' cosa succede alla fine, entro la fine del turno, tanto poi si è sempre in tempo
a suonare la tromba, no? Ecco, poi la... ecco, questi sono degli aspetti, penso, importanti. Non so se vuoi aggiungere tu qualcosa. No, no, però, no, è interessante sicuramente la differenza che allora, il braccio italiano, allora, il beccaccino è un selvatico leggerissimo, ha una grande fiducia nelle sue ali, no? A distinguere, a differenza dei fasiani che vanno via più di piede, il beccaccino pedona, come vedono pedona, però ha molta fiducia nelle sue ali e come tale è portato, se c'è un'azione di disturbo, a alzarsi in volo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il cane, primo, deve essere un cane avidissimo. Parlo degli inglesi, dei poni, ma anche parliamo del bracco italiano. Anche, deve essere un cane avidissimo, perché deve fare delle grandi aperture, deve essere dinamico, veloce, attivo, avido. Però nello stesso tempo, un po' perché il terreno c'è l'acqua, fa i rumori, gli schizzi, eccetera, eccetera. Poi perché il selvatico è leggerissimo, nel contempo devi essere anche cauto, devi avere la cautela, perché se sei esageratamente avido, rischi di mettere in volo il selvatico con tutto quello che ne consegue. Perciò vediamo il paradosso, è avido ma cauto, sembrano due sinonimi, due aggettivi ossimoro, che dir si voglia, no? Sembrano due termini contrastanti, eppure è così che deve essere. È così che deve essere. Avido, perché se il cane che ti sta in mezzo ai piedi, che trotterella, non vai da nessuna parte, però allo stesso tempo devi avere quella cautela, quell'attenzione. Ecco perché per me i cani, e poi la filata, no? Perciò avvertire lungo e fare una filata morbida ma decisa, che arrivi sul punto, però non arrivare troppo vicino, perché il beccaccino se ne va. Infatti per me i cani che meglio rappresentano questo qua che sto dicendo sono due: sono il setter inglese e il bracco italiano. Volevo il naso, grandi filatori, vertono lontano, cautela, attenzione. Ecco, sono quelli che secondo me meglio interpretano. Bravi tutti. Però sotto questo aspetto che io ti ho detto, secondo me i più adatti sono il setter inglese per la sua morbidezza, no? Sulla sua andatura felina, lo schiacciarsi, e il bracco italiano per l'atteggiamento, il portamento di testa, lo star sul vento, la filata morbida ma precisa. Ecco, mi sembra di aver detto più o meno tutto. Claudio, volevo chiederti poi come fai ad accorgerti se un cane è costruito dal dresser o se lavora per qualità naturali quando te lo presentano in prova. Allora, questa è una domanda che secondo me è formulata male. Tu hai fatto un lavoro magnifico. Questa domanda, ma secondo me non è formulata giusta, perché il dresser non costruisce niente. Allora, ci sono tre personaggi qua. Tu prendila da che parte che vuoi te: c'è l'allevatore, c'è il conduttore, c'è il giudice. Allora, partiamo dal conduttore, mi viene più spontaneo. Il conduttore, che tu sei il conduttore, porti il tuo cane. Io sono il giudice, me lo fai vedere. Io do un giudizio del tuo cane: bravo, bravino, pessimo, da ammazzare, tutto quello che vuoi. E consegno ipoteticamente la mia relazione all'allevatore, perché è lì la finalità, no? Il giudizio serve come indirizzo per gli allevatori che orientano l'allevamento. Dico: oggi ho visto il cane del russo, ho visto un bel cane. Tu che cane? Loro dico a un allevatore: dico, ho visto un bel cane. L'allevatore prende il telefono, ti chiama, ho detto: dai maschio, facciamo una cucciolata. Questo lo dico in parole povere, capito qual è il circolo. Però l'addestratore non costruisce niente. L'addestratore ha un cane che deve tirar fuori tutto il meglio possibile.
affinché al giudice faccia vedere quelle che sono le doti naturali ed acquisite per dire che quello lì è un gran cane, o un cane medio, o un cane mediocre, hai capito? Ecco, quello volevo Ok. dire. A mio parere il conduttore non costruisce, plasma il cane e sta tirando fuori da quello le doti, lo migliora o lo mantiene, oppure dice qua non ci siamo, meglio che lo porti a caccia, ecco, queste cose. Quello dice, perciò di conseguenza per avvicinarti alla tua domanda, che a parte questo è giusta come domanda, è chiaro che specialmente le doti naturali in prima battuta sono le più importanti, no? Perché sono quelle trasmissibili, no? Perciò lo stile, il metodo di ricerca, l'andatura, come si approccia al contatto col selvatico, la filata, la ferma, la guidata. Ecco, direi che quelle sono tutto sommato quelle più importanti perché sono quelle che vengono trasmesse in riproduzione prima delle altre. Poi ci vuole tutto il resto, perciò la correttezza, l'obbedienza, il collegamento e cose di questo genere. Ok. Perciò è tutto un insieme, non è facile, se uno non è facile, è tutto un insieme di cose. Ok. Claudio, poi ti voglio chiedere cosa pensi della Libera Continentali? Ho chiesto anche ai tuoi Madonna, colleghi, sì, dato lo che. so, non so che cosa dire qua. Io sarei propenso, per me si potrebbe eliminare domani mattina, ma perché la vedo in un'ottica come se fosse un ghettizzare i continentali italiani. E io temo che molti la vedano così. Corrono da soli perché sono più scarsi degli altri, poi vanno i loro giudici che li aiutano e tutte queste belle cosine qua. Per questo, poi qualsiasi giudice italiani sono tutti bravi, non bravi, bravissimi, sono tutti bravi. Perciò tutti, se vedono un braco italiano che è meglio di un braco, di un estero, anche se l'estero apre 20 metri in più, mette avanti il braco italiano, non ci sono dubbi, non ci sono dubbi, perché non è soltanto fare 20 metri in più, ecco. Ok. Io, se fosse per me, esiste solo da noi, perché la vedo proprio come un ghettizzare, la vedo un po' in quell'ottica lì. Poi, ripeto, uno poi fa quello che vuole, se i cani li vuole iscrivere nella classe mista, la Sabi, ai fini del campione sociale, premia il cane che fa le prove miste, no? Gli dà un punteggio superiore. Questa è una cosa giusta. Non so cosa dire. Io, se devo dirti sì o no, ti dico tiriamola via. Però questo è il mio punto Ok, di vista. Possiamo andare poi avanti una. così, io non ho problemi a giudicarli con gli spinoni piuttosto che con i Breto. Per me va bene tutto. Poi vorrei che ci spiegassi che cosa significa per te essere un giudice specialista di razza e che ruoli comporta esserlo. Allora, questo mi sembra anche questo, mi sembra che sia un po' una cosa che ho perso forse un pochettino un po' di valore. Un'altra cosa alla quale io non darei questa particolare importanza. Uno può essere. Io non giudico spesso i brachi italiani. Non chiedermi perché. Non chiedermi perché non te lo dico. Io non giudico spesso i brachi italiani, perciò non so se posso considerarmi un giudice di razza. Io vado a giudicarli in Umbria. E poi forse qua dal Mario Agosteo, poi non li vedo più. Perciò non è che li veda molto. Perciò io non mi considero uno specialista. Sono specialista perché? Perché li ho, perché allevo da 40 anni i brachi italiani, li compro, io non allevo niente io li compro. Ecco, però sì, credo di capirne, ecco, vedo un braco italiano che mi piace, che si muove bene, che adesso voglio dire, ho 40 anni, ci mancherebbe altro. Che non ho ancora capito, non so ancora giudicare un braco italiano, sarei un deficiente. Ecco, però io non mi considero un giudice specialista, perché la società specializzata non mi chiama a giudicare i brachi italiani. Basta, l'ho detto, chiudiamo l'argomento. Ok, poi volevo chiederti se hai qualche consiglio da dare ai giovani, i giovani che si apprestano alla conduzione, ma anche magari abbiamo tentato di invogliare nelle puntate precedenti con i giudici,
l'iniziare questo percorso da giudice che spesso viene visto anche un po' con timore. Certo, con timore, certo. Parto dal fondo, il giudice sì, da timore perché non sai a cosa va incontro, è una bella perdita di tempo, perché devi togliere tempo alla famiglia, al lavoro e anche ai tuoi cani. Invece la domenica, invece di andare giù ai tuoi cani, che magari sono più bravi, devi andare a giudicare i cani degli altri. Ecco, però a fronte di ciò è una cosa che è bellissima, perché non c'è modo più bello, secondo me, di amare e conoscere i cani come giudicarli, qualsiasi razza, perciò ne vale la pena. Però io sono partito dal fondo. Invece un giovane che comincia, allora tutti i problemi attuali della caccia, voglio dire, la caccia del giorno d'oggi è un po' una povera cosa, ecco, tranne in Italia, tranne chi, se o fai la caccia specialistica o fai, hai una bella riserva signorile, dove andare, se no devi avere tempo e denaro per andare all'estero, trovare le starne, ma anche i fagiani, per l'amor di Dio. Ecco, queste cose qua. Se no, la cosa è un pochettino riduttiva al giorno d'oggi. Perciò un giovane non, se mai riduce, non so, a fare il lancio dei fagiani del sabato mattina, però non so che valenza possa avere una cosa di quel genere. Uno può una volta, 2 volte, poi pianta lì. Ecco, perciò questo è un problema, la voglio dire, la crisi profonda della caccia sicuramente condiziona pesantemente anche anche le prove di lavoro, ci mancherebbe altro. Detto ciò, facciamo finta di niente, uno che comincia deve avere, ci sono due cose, è come la scuola di guida, c'è la teoria e c'è la pratica. La pratica, se hai la fortuna di avere uno zio, un papà, un amico, che va a caccia, però a caccia come si deve, che non deve essere uno che va fuori, spara a destra, a sinistra. Uno che caccia come si deve, che ti porta quello che da tempo, la becca da tempo, almeno io personalmente come presidente, ma tutto il consiglio che noi stiamo promuovendo, voglio dire, la caccia sostenibile, nel senso uccidere poco e bene, ecco, la caccia con un uso ortodosso del cane da ferma. Io lo dico ogni giorno, dico questo. Ecco, non ci interessano i cani, chi va a Beccacini, parla dei Beccacini, perché non so, che spara in qualsiasi modo, si alza dal fosso, cose del genere. Vai fuori col tuo cane, che anche se non è un fenomeno, anche se non è un fenomeno, però che almeno, voglio dire, li tratti, li avverta, poi magari se non fa la ferma. Però va bene, ecco, cose del genere, c'è questa attitudine. Perciò sicuramente deve essere una persona che ti spiega la caccia con una certa etica, perché tutto lì è una caccia sostenibile, se no qua moriamo tutti, va a finire in niente se non agiamo così. E poi riprendo il discorso dell'inizio, anche se magari adesso tanti non hanno più pazienza, ci sono dei bei libri da leggere. È chiaro che devi andare sul terreno, però dei bellissimi libri da leggere che anche per gasarti, no? Per farti venire l'interesse, la voglia, la passione, tutti assolutamente devono aver letto almeno una volta nella vita. Ho citato Giacomo Grizziotti, quello uno. Li cito in ordine alfabetico, questo è il mio punto di vista, eh. Io ho fatto la mia classifica, ognuno faccia la sua. Io, un grande per me è stato Alberto Chelini, addestramento del cane da ferma. Poi, vabbè, l'immensurabile Giulio Colombo, con tutti i suoi libri, grandissimo. Enrico Oddo, uno che per me è un altro che mi ha sempre fatto sognare, Enrico Oddo. E poi cito anche il già nominato Giacomo Grizziotti, veramente importante. Poi, vabbè, poi ci sono i manuali, molto meno, per questi quattro che hai detto, secondo me fanno la filosofia della caccia, della cinofilia. Leggi delle robe e dici: Madonna santa, eh. Ecco. Poi ci sono i manuali, bravi. Può esserci appunto il Felice Delfino, le 40 anni d'addestramento, Mancini, Santarelli. Ecco, quelli, ecco. Però ho parlato di tutta gente, anzi, mi sembra che non c'è più nessuno di queste persone qua. Ho il piacere di citare due
amici che mi hanno insegnato tanto, che sono ancora vivi e vegeti, che tra l'altro sono due bracofili importanti, lo sono stati e lo sono, che magari sono qui che mi ascoltano, uno sì, che hanno dato tanto e stanno dando razzo, uno è il soprannominato Colombo Manfroni e l'altro è Cesare Bonassegale, bracofili fino alle ossa, che hanno scritto libri validissimi, ecco, libri validissimi, e hanno attinto molto bene dai padri del passato, ecco. Perciò chi comincia adesso? Io ho cominciato così. Io ho cominciato e mi hanno detto, prima di comprare il cane ho comprato il libro del delfino, me lo sono imparato a memoria. E poi è arrivato il cane e ho fatto così. Però ovviamente uno che ti porta in giro e a cacciare come si deve è importante, ecco. Più ancora adesso che diventa più difficile. Ok, Claudio, è da un'ora e Un'ora cinque che giusta siamo in abbiamo video. fatto. Un'ora perfetta. Come? Io ho qua l'orologio, abbiamo fatto neanche Sì, gli sì, sì. svizzeri. E ora diamo il tempo rimanente alle domande che Sì. No, sono arrivati tanti commenti, meno male. molti Bene, bene, sono saluti. contento. Non ho letto prima Alberto Merli, Nicola Perretti, Carolina Pirro, Gino Rubino, Carolina Marco Guardia Pirro, grande. Ruolo, Alfredo Epis, Siu Parra, Alessandro Poli, Mario Bencic, Vincenzo Epis che dice: è vero, Marco è stato coraggioso, intraprendente, l'iniziativa più che lodevoli, complimenti giustissimi. Sì. Daniela Ranocchi, buonasera, Marcello Tedeschi, Antonio Lucio Casamassima, Giancarlo Perani, Pierluigi Perani. Lampugnani che dice: buonasera signor Cortesi, grande giudice, sempre dalla parte del cane cacciatore. Grazie, Gabriella questo è un Pittaro bel complimento. è qui. Gabriella Pittaro poi dice: buonasera Marco e buonasera Claudio. Luigi Marilungo, Mauro Nerviani ti fa la prima domanda. E Bene, dice: ciao ciao Claudio, Claudio, questo felice di è ascoltarti. Cosa prediligi nel giudicare un bracco in prova? Qual è il cane che più ti ha impressionato? Un abbraccio da Mauro. mamma mia, ricambio l'abbraccio, Mauro, caro amico, abbiamo un passato insieme in cinofilia. Cosa mi impressiona? Sì, è qui. Cos'è che dice? Cosa Cosa prediligi? prediligi? Vabbè, come parte il caso, io scopro l'acqua calda, perciò voglio dire, bel portamento di testa e indicativo movimento di coda, perciò non, che un cane che non muove la coda, preferisco la coda ardita che si muove piuttosto che la coda in mezzo ai genitali. Ecco, perciò quello sicuramente pronti via, però non c'è bisogno di essere un giudice. Ecco, perciò guardo gli atteggiamenti, guardo gli atteggiamenti, guardo il cane che pur dimostrando una grande avidità, una grande veticità, dimostra tipicità negli atteggiamenti, quello che avevamo detto prima. E qui spremo una parola, Luigino Bottani in questo era maestro. Ok, poi abbiamo Daniele Immai che scrive: buonasera a tutti. Gabriella Pittaro: ciao Claudio Cortesi, ne è passato Ciao. di tempo. Il mio Artù te lo Sì. ricordi? Certo, come no? Sì, Poi come no? Come Mimmo no? Pizzolante: Mimmo Pizzolante. buonasera a tutti, ciao Claudio e ciao Marco. E questo te lo devo mettere in È evidenza. Ciao bellissimo. Claudio, stai Oh, facendo wow. delle osservazioni bellissime e Sì. molto approfondite sulle tipologie di prove da Giuseppe Colombo Manfroni. Ah, Colombo Manfroni questo, Poi bene. Dennis Consatola, buonasera. Alessandro Marino, di nuovo, buonasera. Santolaro, è vero, l'amico Mimmo Verducci, mio conterraneo, cacciatore alpino in Sì, quel di è vero. Aosta, dove ho avuto il piacere di cacciare insieme a lui con i Sì, nostri bracchi. Credo fosse il certo. vostro amico di cui parlavi Sì, prima, che che andava a cacciare. dicevo che caccia in montagna con buoni risultati, ottimi risultati. Poi Stefano Savioli ti scrive: l'ho chiamato per giudicare la speciale, cosa ne pensa del Mezzano? Ostia, il Mezzano siamo qua tutti. Io sono amicissimo di Daniel Tramontana, che mi sembra che è il funzionario della Federcaccia, che ha un po' in mano insieme ad altri tutto il pallino di questa stupenda opera della quale siamo tutti tifosi e speriamo che funzioni. Io spero di sì, credo di sì. Cioè, praticamente si sta facendo una reintroduzione massiccia e ben fatta della starna del Mezzano. E se funziona questa qua, siamo a posto per 20 anni.
Ecco, se superiamo, io sono convinto che, io ripeto, parlo con Tramontana, che sicuramente Savioli conoscerà, lo trovo a Terni e sono 2 anni che tribula quest'estate nelle gabbiette, le fa le uova, un lavoro della Madonna. Ecco, perciò si sta facendo un grande lavoro. Io credo che se non cadiamo nelle pastoie della burocrazia, se gli anticaccia non ci rompono le balle, scusa l'eufemismo. E se non ci mettiamo a litigare tra di noi, il mezzano può diventare una cosa veramente importante. Domani abbiamo Altamura, il mezzano, diamo ancora una piccola revisione alla sempre valida Tollara, e poi in Italia poi non saremmo messi poi così male. Speriamo. Salvioli sa tutto, lui abita lì, sa vita, morte, miracoli, gli faccio tanti auguri. E se mi invita, arrivo. No, mi ha invitato, non è che non mi ha mai invitato, eh. Mi ha Sì, ha invitato. scritto che ti ha Sì, chiamato per spiegare la è sua. vero, è vero, è vero. Sono anche andato un paio di volte. Poi Alfredo Epis, bellissime anche Quello. le prove a Selvaggina in quel di Cremona, ambienti evocati, Certo. ancora le Selvaggina naturale. Certo. Poi È Alberto vero. Merlo, ho un bellissimo ricordo del dottor Cortesi in Quello. quanto giudicò la prima prova a cui partecipai, Canossa Mamma mia. 2008-2009, una gran persona, un caro Ostia, saluto. grazie, mi fa piacere, mi ricordo di lui. Giancarlo Perani, Ella. un cane che si comporta bene a sniepe può fare tutto. Sniepe. Sì, non aggiungo altro. Bravo Giancarlo. Ok, Sergio De Bacco. Giancarlo è un tuo conterraneo, ma lui viene dalla Lomellina, eh? Non Lo so, dimentichiamolo mai. infatti lo Lo scopro so. sempre, ci spostiamo Sì, sempre. è un terrone acquisito. Io lo Esatto. sfrutto nell'altro senso, invece. Ok, poi Sergio De Bacco, bisogna incentivare le prove su Selvaggina vera per la selezione, a mio parere. Poi Cavolo, Andrea parli franco. Bertoglio, buonasera a tutti, ho avuto modo di conoscere il dottor Cortesi in Tollara a Intollara. settembre, in cui ha assegnato il Ah, cercio al mio sì. bracco francese Cico, gran Come bella no, persona a come livello no. umano e gran giudice. Come no, bello, bello, meritatissimo. Poi c'è Gabriella Pittaro che dice grande Sì. esperto, Anna Possenti, buonasera a tutti, buonasera da Sergio Pozzali, Marco Quagnarolo. Sì. Claudio, cosa ne pensi delle prove in coppia nei continentali italiani ed esteri? Ottimo, 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 ottimo. Qua è domanda di non facile. Dunque, mi sembra che adesso nelle caccia starne. Non so se è sistematico, perché io un po' che non vado più, un po', un paio d'anni che non ci vado, a Zara, così, stanno già facendo le coppie a starne dei continentali, anche dei continentali italiani ed esteri, ecco. Ci si chiede se possano diventare una consuetudine per tutti i tipi di prove. Allora, oh, mamma mia. Mamma mia, io ci andrei, io so che c'è una vecchia corrente di pensiero sabisti, nomino il mio vecchio amico che non c'è più, dottor Grecchi, assolutamente contrario a queste cose. Io non sono così categorico, mamma mia, facciamole queste prove in coppia, ci mancherebbe altro, non tutto però, lasciamo le speciali a singolo, lasciamo le prove a selvaggina a singolo e le cacce a starne ci potrebbero anche stare. Le prove specialistiche a beccacce a singolo, direi, in montagna, montagna pure, a beccaccini non parliamone neanche perché corrono a singolo anche gli inglesi. Perciò direi le prove, le speciali no, perché le speciali. Io mi devo vedere il mio bel bracchetto lì dalla testa alla coda, senza casini in giro. Ecco, prove a selvaggina? No, lo voglio vedere a singolo perché voglio vedere tutti quegli aspetti famosi che avevamo detto prima. Ecco, e le prove specialistiche anch'esse preferirei vederle a singolo. La caccia a starne e facciamoli questi torni in coppia, dai, cosa succederà mai? Ok, poi c'è Giorgio Zirone che dice buonasera a Quella. tutti, Giovanni Angelucci, chiedo al signor Cortesi se ricorda Marzemino e come lo Come considerava no? Beccaccini. Cavoli! Allora, è Marzemino, che era del mio amico Midali, che
abita, adesso l'ho perso un po' di vista, abita, lui lo sa probabilmente, abita lì vicino a me, nel Cremonese, quelle zone che si citava prima, che sono zone buone per i beccaccini, ci sono tanti prati bagnati, non ci sono le risaie, prati bagnati e sono molto, molti anche dalla Bergamasca vanno molto a caccia da quelle parti. L'amico Midali ha preso questo Marzemino che aveva preso era un cane del Luigi Forcati, che abita anche lui da quelle parti. E si era visto, era un cane interessante. Io ce l'ho tuttora, un cane di Villa Carla, io ho sempre avuto i Villa Carla, che ci siamo trovati insieme, abbiamo fatto un po' di cacciate insieme in risaia. Marzemino era un po' più giovane perché il mio cane ha 12 anni. È ancora lì che dorme nella cuccia, in cucina. Ecco, era un cane che io gli avevo pronosticato, forse una volta tanto ci ho indovinato, una carriera a starne, perché ho detto, l'avevo visto il cane, adesso lo vedo questo cane qua, lo vedo più sulla caccia a starne che sui beccaccini, che trattava egregiamente, perché poi l'Andreu che andava a caccia, spara bene, è un bravo cacciatore. E sono stato facile profeta, perché poi quel cane è passato appunto al signor Angelucci, che saluto, e ha fatto una bellissima carriera proprio a starne. Non che fosse un bidone a beccaccini, è tutt'altro, però dicevo, questo cane io lo vedo meglio sulle starne, una volta tanto ci ho indovinato. Ok, poi c'è Giorgio Zirone che scrive: parametri che qualificano una prova, cane selvatico, terreni, giudici. Quando uno di questi è scadente, la qualità si abbassa. Cosa ne pensi? Allora, il cane scadente, scadente, il turno ne risente, va addirittura chiuso. Idem direi per i terreni scadenti. Terreni scadenti cosa intendiamo? Cioè, non so, puliti, pelati, non so cosa intendiamo. Dipende anche dalla selvaggina, se andiamo anche terreno un po' pelato, però con le quaglie e le starne può andare bene, per i fagiani magari no. I giudici non metto bocca, per me i giudici italiani sono tutti bravi. Il selvatico è lì casca l'asino, lì casca l'asino. Parlavo tempo fa con Giovanni Barbieri che si diceva meglio un bravo giudice su selvaggina non eccelsa che un giudice scadente su selvaggina buona. Signor, nel senso che anche la selvaggina scadente, a meno che non sia la starna che è lì che ti guarda, che osa, che ha un atteggiamento, il giudice bravo sa tirar fuori qualcosa che dice, però questo cane non è un cretino, cioè non lo so, la starna che magari è lontana mette fuori il crapino e canta e si allontana così, c'è il cane che la vede, boom, voilà, la butta per aria, eccetera. C'è il cane che dice, mamma mia, che è sta roba? Però tiene un atteggiamento. Non lo so, la guida, sta attento, resta lì, dice il conduttore, ma dove cavolo mi hai portato? Ecco, cioè, fa vedere, magari può far vedere che dice, questo cane non è uno stupido. Non è una domanda Okay. facile questa qua. Sono domande che risolvi sul campo. Ok, poi Alfredo Epis scrive: ciao Claudio, bellissimo, quando ho avuto l'onore di Bello. accompagnarti in prova, si impara sempre moltissimo da te. Bravo, bravo Giorgio Epis. Ziron, me lo ricordo a luglio a Terni in batteria che giudicavi tu, gran faunista, credo si Cosa riferisse vuol dire a faunista? Marzemino di prima, forse. No, non ho capito cosa voleva dire. No, cosa vuol dire faunista? Era un faunista. No, no, non c'entra Marzimino. Abbiamo giudicato a Terni, ho giudicato la sua batteria che ha anche vinto con un suo Non bravo so allora cane. cosa sia. Faunista, non ho capito cosa intenda dire. Spero che non mi stia insultando, non so. No, 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 non No, credo. non lo so, dimmi Danilo. se ci ascolta. Allora, poi andiamo avanti, poi se ce lo spiegherà. Danilo Allavviso, buonasera a tutti. Giancarlo Perani, polentoni che non siete altro. Si è venduto, È passato al lato oscuro, Giovanni. davvero, Ma cioè, perché qui ha trovato ha il fatto il salto della quaglia, ha fatto il salto della cimbuone quaglia. Dovrebbe fare il politico, diglielo. Va bene. Poi Giorgio Zirone dice: in realtà Rieccolo. Zara ha
Hanno fatto le coppie solo gli esteri, Ah, ecco, quindi gli vedi? italiani no. No, ma lo facciamo, io non è che mi scandalizzo, eh. Potremmo anche farla questa prova in coppia, mamma mia. Poi Tutti hanno qualcosa da imparare. Tutti. Sì, dimmi, dimmi. Maurizio Massolo, buonasera, conosciuto il dottor Cortesi alla Sì, Tornara con il mio bracco ungherese e le mie lo prime esperienze ricordo. di gara. Un grazie per i consigli e per l'umanità. Certo, bracco inglese, bracco ungherese a pelo Ungherese, ruvido. Hai svizzero. visto, prima volta che vedo, era un cane, poverino, io lo vedevo nell'umido, nel bosco, nei rovi, ha fatto un turno a mezzogiorno in una stoppia alta tre dita che andava bene per un pointer, però poveretto, ha fatto, poveretto, non ha detto niente, ha fatto una prova più che decorosa. E questo Ok. è l'adattamento del cane, no? Quello che si diceva prima, in un ambiente non consono, ha fatto una prova meritevole di essere esaminata. Comunque abbiamo scoperto, ci hanno risposto sia Giorgio che Mimmo Pizzolante, si riferivano al gestore dei terreni che è Daniel Ecco, al Daniel Tramontana. Tramontana, appunto. Sì. Io non Cioè, capisco penso niente di comunque, quello penso, se non vado errato, che sia nella scaletta di intervista di che... gente che Daniel dovrà Tramontana? E intervistare cavoli. Giorgio Battilano, Quello da l'altro ragazzo che chiamare. fa interviste insieme a me. Quello Quindi da penso che chiamare. avremo un confronto anche con lui più in là. Sì. E L'altro nulla, poi è uno che lavora con anche abbiamo messo i trasmettitori sui beccacini noi, eh? Noi come club abbiamo messo dei trasmettitori, tre beccacini che hanno oltrepassato gli Urali questa primavera. Li hanno messi nel paludi di Fucecchio in Toscana e sono stati memorizzati, monitorati fino oltre gli Urali, perciò in Siberia. Poi si è perso, tecnicamente li abbiamo persi, capito? Perciò è stato un risultato interessante. Bisogna Ok, poi ci abbiamo Marco Quagnarolo che dice grazie, sono d'accordo con te. Mimmo Pizzolante qui, vabbè, hanno risolto il fatto, il mistero del commento di Giorgio. E poi per ultimo c'è Gabriella Pittaro che scrive: ciao, buona serata e speriamo di rivederci presto in prova a Beccaccini, magari. Magari proprio a Beccaccini io sono apertissimo. Io ho detto che non tutti i cani sono a Beccaccini, vanno bene per i Beccaccini, però io ho piacere di vederli perché magari tra di questi qualcuno di buono c'è. Ecco, perché quest'anno a Beccaccini abbiamo provato a fare anche 50 cani, che sono tanti, tanti, tanti sono, eh. Perciò la gente viene e nessuno di questi cani era un bidone, un vessone. Ecco, e poi gli italiani, i continentali sono un po' una cenerentola rispetto agli inglesi a Beccaccini, eh? E Claudio, numericamente. E magari allora se questo c'hai po' mi dispiace. se Un c'hai un calendario, calendario eventi caro mio, qui sul dove salta tutto. abbeccarci. Dovevamo fare una settimana in Lomellina, è saltata. Adesso a gennaio e febbraio. Avevamo due trasferte in Sardegna, non una, due, e siamo qui che preghiamo il Signore che ce Ah le no, ma faccia mettere. anche in futuro, perché penso che noi continueremo a stare Come no? finché avremo contenuti da esporre, da mettere in Volentieri, chiaro. volentieri. Quindi se hai delle Ecco una locandine, cosa che. Certo, quando è il dei momento documenti te le faccio pubblicitari, avere. puoi darceli tranquillamente, li pubblicizziamo, magari l'affluenza può aumentare, senza dubbio, a noi Può farà aumentare. sicuramente piacere. Senza poi Ecco nulla un'altra cosa togliere che al volevo. fatto che potremmo anche Sì, dimmi, dimmi. partecipare noi, eh. Certo, perché no? Voi avete Sibari non lontano di lì, eh? Io sono impazzito per cercare di organizzare le prove a Sibari, mi è sempre saltato un po' tutto. Sibari, sono andato a vedere le campane come si chiama lì dove pascolano le bufale della mozzarella. Bei posti anche quelli, però non riusciamo ad arrivare a capo. È stato più bravo di me Colombo Manfroni che 3 anni fa ha espugnato la Sardegna. Io non sono stato così bravo. Ecco una cosa che non ho detto prima quando parlavi dei giovani. Venire a vedere, assistere alle prove. Una testa come Cesare Bonasegale, un grande come Cesare Bonasegale, che ha perso, scrive anche nei suoi libri, no? Anni, un anno, 2 anni, 3 anni, andare indietro a vedere le batterie. Come un umile spettatore per vedere i cani, e poi da lì ha preso
preso gli spunti e è diventato quello che è diventato. Possibile che alle prove non c'è mai, stavo dicendo un cane, no? Quelli, grazie a Dio, ci sono. Alle prove non c'è mai nessuno che viene lì a vedere. Vai al quagliodromo, pieno così. Le prove del formaggio, 200 cani. Vai una prova ai Beccaccini, eccetera, non c'è nessuno. Venga lì, cortesi, voglio vedere, posso venirti dietro? Viene. Niente, niente. Io non ho mai visto nessuno e questo non va bene. Con tutto il rispetto per i quagliodromi, le prove del formaggio, intendiamoci, non voglio denigrarle. Io però, io lo facevo 20 anni, 30 anni fa, vado un po' come Buonasera, sono andato dietro per anni a vedere le prove e ho imparato, cavoli, ho imparato. Claudio, è appena arrivato un commento del giudice Capone che scrive: per Sì, anni ormai un è un puro puro sudicio. giudice, sì, assolutamente. Caro Claudio, io non vedo bene le prove in coppia con altre razze continentali se non italiane. Si rischia di essere disturbati nella prestazione da un'andatura diversa. Sì, Io ha forse su questo ragione, sono sì, d'accordo. ha ragione. Ma io adesso, io ti confesso, non ho, io credo che le prove in coppia siano italiani con italiani. Capone giudica più di me, Sì. lo sta meglio di me. Io vado per tanti motivi, anche professionali, non è che posso andarmi in Serbia un giorno sì, un giorno no. E mi sembra che però sia Bracchi con Bracchi, Bracchi con Spinoni e di là è. Esteri, credo, non, perché poi appunto casca in quello che si diceva, perché con un altro cane viene distrutto. L'attitudine al lavoro singolo dell'italiano mi risente un po'. Sì, questa qui è una querelle vecchia come il mondo, insomma. Ricordo il povero Giovanni Grecchi, ricordo, era un suo cavallo di battaglia. Non so, Capone ha ragione. Capone ha ragione, tutto sommato ha ragione. Però ripeto, se proviamo a farne qualcuno, non è che roviniamo la razza, vediamo cosa succede. Poi se è una schifezza, non la facciamo più. Dai. Ok, Claudio, io ti ringrazio della disponibilità, della tua professionalità, della tua chiarezza. Speriamo che qualche allievo, futuro allievo, si faccia avanti e speriamo che le prove del Beccaccino abbiano più successo in futuro dal punto di vista sia di pubblico che di concorrenti a questo punto, dato che questa sera è stata importante per pubblicizzarle e per farle conoscere, insomma, Certo. perché magari molti Io ignoravano. ringrazio te che sei stato bravissimo, ringrazio tutti quelli che hanno chiamato, che hanno fatto l'onore di ascoltarmi e mi ha fatto molto piacere perché conosco praticamente quelli che sono tutti cari amici ai quali faccio tanti 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 auguri. Va bene? Grazie mille Claudio, buona serata e buonanotte, ci vediamo alla Grazie, prossima. Ciao. sentiamoci. Ciao ciao. Senz'altro. Allora, signori, io vi ringrazio della presenza di oggi, anche oggi abbiamo raggiunto una sessantina di spettatori, con la speranza di aumentare anche noi. Questo video poi sarà, come al solito, pubblicato su YouTube per coloro che non hanno chiesto in queste settimane come si svolgesse il lavoro di Bracco Italiano TV. Alla fine dell'intervista io pubblicherò questo video su YouTube, che sarà poi accessibile a tutti per sempre. Se il video poi vi sarà piaciuto, aggiungete un like e iscrivetevi anche al canale, che per noi è molto molto importante. Niente, siamo alla fine di questa intervista. Io vi invito a partecipare ai prossimi eventi di questa settimana. Come ho già detto, domani l'intervista di Giorgio Battilana, quindi non ci sarò io per la prima volta, ma ci sarà Giorgio, il mio caro amico e collega ormai. E invece giovedì e venerdì torno io con gli altri due ospiti che potete vedere dalla locandina. Quindi vi auguro una buona notte e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!